Sul Natale e sulle opportunità di rilanciare la cultura si consuma lo scontro ad Avellino. Non ci aspettiamo certo una città a luci spente, spiega Luca Cipriano dell'opposizione, ma un programma di eventi sobrio che non gravi troppo sulle casse comunali e che possa restituire un concetto di cultura diffusa e non più occasionale. Cultura occasionale a cui purtroppo il sindaco ci ha abituato. Basti vedere l'Eliseo dopo una o due giorni di inaugurazione, di grandi ospiti. E ben 80.000 euro di cassi di soldi pubblici spesi per organizzare questo evento che è durato solo due giorni. L'Eliseo adesso è chiuso, non è utilizzato e rappresenta il fallimento strategico di un'amministrazione che sa soltanto guardare alle attività immediate e non sa fare programmazione. Intanto il sindaco Festa ha messo nel mirino il governatore De Luca. Pensa solo alle luminarie di Salerno, ma noi anche da soli ci organizzeremo degnamente. Illuminazione soft con luci rigorosamente a LED, mini eventi, ma soprattutto Festa promette aiuto per i commercianti che sono alle prese con il caro bollette e gli aumenti e che vivono un periodo di grande difficoltà. Cipriano però resta pessimista, tanti negozi si presenteranno con le saracinesche abbassate. Più di annunciare luminarie e eh, feste di piazza sarebbe il caso di eh, offrire ai commercianti aiuto e sostegno, sarebbe il caso di incontrarli in maniera organizzata per poter offrire magari dilazioni sulle tasse comunali che possono essere appunto in qualche modo diluite nel tempo per non gravare in queste settimane sulle spese già enormi del commercio cittadino.